Cosentino Uomo lo trovi su Corso Progresso a Catanzaro Marina e a via San Giovanni Bosco, Soverato. Mister D'Addario, intanto partiamo dal test di ieri in quella di Staletti, un test che se a poco o nulla è servito per il reparto difensivo, è servito invece per vedere l'impostazione di gioco in fase di possesso palla. Ma qualcosa abbiamo visto anche in fase difensiva, perché comunque c'è un avversario che ti crea, ti dà dei riferimenti e noi in base a quei riferimenti dobbiamo poi adeguarci, e però insomma è stato un allenamento e anche una festa, perché questa gente qui ci ha ospitato con grandissimo onore, ci ha dato un grandissimo onore, e quindi siamo contenti anche di aver reso partecipe la provincia. Intanto siamo quasi alla vigilia della gara di Sorrento. Che gara si aspetta e che avversario attende il Catanzaro? Ma se guardiamo la classifica, tutti quanti possono pensare che sia una passeggiata. Penso che la classifica non rispecchia assolutamente il valore del Sorrento, una squadra che in queste 9 partite, da quando c'è Papagni, se l'è giocata con tutti e anche con squadre di grossissimo livello. C'è stata solamente una debacle di 4-1 contro l'Avellino, ma tutte le altre sono finite con una differenza di una rete, quindi le partite sono state sempre giocate, quindi abbiamo di fronte un avversario ostico, un avversario che ha un'ottima organizzazione e soprattutto in questa partita qui, e quindi contro il Catanzaro, ha la possibilità di arrivare ad un qualcosa, e quindi si giocherà sicuramente il tutto per tutto per raggiungere il risultato. Sappiamo un campo particolare, terreno sintetico, campo ridotto, ci sono delle direttive particolari alla squadra in questi casi? Ma il campo è il campo, poi è ovvio che la situazione del terreno di gioco è completamente diversa, è difficile trovare subito un adattamento perché siamo abituati a un campo in erba, però penso che abbiamo anche dobbiamo avere la capacità di adattarci, perché troveremo un campo dove il rimbalzo è più alto, dove la velocità della palla è maggiore, e noi dobbiamo essere bravi ad adeguarci. 2 settimane alla guida della squadra, portare già un bilancio, seppure parziale, del suo lavoro? Ai bilanci li dobbiamo fare sempre alla fine. Parziale non esiste nel calcio, esiste il momento, e il momento ci dice di affrontare una squadra con determinazione, con forza e con rispetto. Solo se abbiamo questo tipo di atteggiamento possiamo giocare con chiunque, dall'ultima alla prima in classifica. Infine mister, quanta emozione per poter riassaporare il gusto della panchina in una gara ufficiale? Ma c'è sempre emozione, anche seppur giocando fuori casa, e quindi sicuramente riassaporare questo fattore per me è molto importante, anche se per me la panchina è come se non esistesse, perché non mi siedo mai.